Forte Bravetta e Real Bonitos si affrontano in questo lunedì sera al Ciriaci di Roma, gara valida per la seconda giornata di Serie A della Centurion League. Forte Bravetta in consueta maglia nera con le rifiniture fosforescenti verdi, il Real Bonitos che invece si presenta con la consueta casacca total viola. Sono i ragazzi del Real Bravetta a dare l'avvio a questa partita giocando il primo pallone. Offensiva del Forte Bravetta, il pallone messo sul secondo palo, l'apertura del piattone che termina fuori, ancora un fallo ma l'arbitro decide di lasciar proseguire, azione che si sviluppa sulla corsia di destra, arriva dentro l'area di rigore, la conclusione che sbatte sul palo e termina fuori. Prova adesso il Forte Bravetta, palla addomesticata nei pressi del cerchio di centrocampo, poi il bel filtrante e l'uscita del portiere che si salva in corner. Adesso il difensore del Forte ha una sventagliata che arriva ora, buona la sponda di testa, raccoglie il compagno, calcia verso la porta, il tiro terminato. Contrasto a centrocampo, alla fine alla meglio il numero 6 del Real Bonitos che si porta sul fondo, prova a mettere sul secondo palo, ottima l'uscita. Ancora il numero 11 del Forte Bravetta, rischia di complicarsi la vita, il portiere la riesce a tenere lì, si divora l'occasione il numero 10. Calcio di punizione per Real Bonitos, centrale, comodo l'appesa del portiere. Passa laterale, il pallone che si impenna a campanile dopo il colpo di testa del difensore del Real Bonitos. Poi prova la girata al numero 21 del Forte. Ancora Forte Bravetta che si riversa nella metà campo avversaria con tanti giocatori. Poi la conclusione. Ancora tiro palla del Forte Bravetta, bravissimo numero 15 a farsi largo, poi l'imbucata centrale, supera anche il portiere, arriva la prima marcatura della partita, segnato il numero 29 del Forte Bravetta in girata sfruttando l'assist al bacio tra le linee del proprio compagno. Tutta palla dalla retroguardia del Real Bonitos, Real Bonitos che è sotto di 1-0, bella apertura con il tiro che non è altrettanto degno. Ora Forte Bravetta, colpo di tacco che non passa, insiste però il numero 9, raccoglie poi il proprio compagno, prova la gran botta dalla distanza, fuori. Pallone giocato sulla destra, ancora una buona intuizione del numero 15, poi il traversone dentro, messo due volte, a porta praticamente sguarnita, se la divora. Inizia il secondo tempo, il Real Bonitos è sotto 1-0, insegue i ragazzi del Forte Bravetta dunque, con la rete del 29, li ha portati in vantaggio. Subito una sventagliata e arriva ora allo inizio, proprio lo scoccare del primo minuto del secondo tempo, questa bellissima marcatura del numero 9 del Real Bonitos che sfrutta un lancio in verticale, stop di petto e girata tutto in un unico movimento, molto bello, 1-1. Domestica bene il giocatore del Real, poi se la fa però portare via, la conclusione da lontanissimo del numero 16, si alza sopra la traversa, c'è calcio d'angolo però. Calcio di punizione, partirà di nuovo il numero 10, di nuovo non calciato benissimo, stavolta ci ha pensato il difensore. Apre il gioco il numero 21 del Forte, riceve di nuovo il tocco in verticale con il tacco, bellissima azione corale da parte di tutto il Real Bonitos, impreziosita da quest'ultimo tocco sotto con il portiere infilato tra le gambe dal numero 21, è il gol del sorpasso del Forte Bravetta, 2-1. Ultimi secondi di partita, arriva la marcatura proprio allo scoccare dell'ultimo minuto di recupero, riesce a metterla dentro ancora con un gol quasi fotocopia il numero 8 dei ragazzi del Real Bonitos, lancio lungo, non se lo fa ripetere due volte, colta impreparata la difesa del Forte, è 2-2 allo scadere, arriva ora il triplice fischio, termina dunque così la partita tra queste due squadre.